tutti. Oggi prepareremo una tartare di pesce spada con una marinatura agli agrumi e allo yogurt greco. Ora mi metto al lavoro. Togliete la pelle al pesce. Tagliate il pesce prima a strisciolini, poi a cubetti grossolani, così. Una volta fatti i cubetti dovete batterli con la mannaia fino a ridurre a tartare. La tartare è pronta, raccoglietela e mettetela in un recipiente di vetro. Bene, adesso andiamo a preparare gli altri ingredienti. Per prima cosa prendete una grattugia. E grattugiate a pelo un'arancia. Se vedete che vi viene di questa grandezza così va bene, ma se così vi dà fastidio la possiamo fare anche più sottile. Cercate di non graffiare la parte bianca dell'arancia, quindi andiamo così, girate in continuazione l'agrume fino a tagliarlo tutto. Così ne grattugeremo due arance e due lime. Prendete la buccia degli agrumi e mettetela nel pesce spada. Adesso prendiamo le arance che poco fa abbiamo tagliato e le sbucciamo a vivo, cioè togliamo completamente la pelle e la parte bianca. Così. Togliamo prima queste parti e poi per tagliarle a vivo fate così. Io ho preferito la qualità Navel, anche perché è quella che si trova in questo periodo. Siamo in piena estate e non è che le arance siano un granché, però le Navel maturano un pochino dopo e quindi anche se non sono molto succose, però insomma le troviamo ancora in commercio. Mi raccomando, fateci caso che devono essere trattati, devono essere non trattati, quindi biologiche. Le tagliamo prima a metà. La Navel dovrebbe avere pochi semi, infatti. Fate dei cubetti piccolissimi e uniteli al pesce spada. Io continuo, se ne devono tagliare due in tutto, ci vediamo dopo. Recentemente avevo messo a marinare delle zucchine tagliate in modo molto sottile. Le ho messe a marinare con rosmarino, menta, sale e olio. E un pochino di prezzemolo e di pepe. Adesso prendo le parti, quelle che sono rimaste, quelle più sottili, più spezzettate, diciamo così, e le vado a tritare. Le parti invece che sono venute più belline mi servono poi per comporre la tartare come rivestimento. Quindi queste le continuo a far marinare. Poi prendo la zucchina e anche questa la tiro, la taglio come se fosse una tartare. La unisco al pesce, così do un pochino di croccantezza al pescato. Ora andiamo a preparare il condimento. Mettiamo un pochino di olio extravergine di oliva, un po' di pepe nero. Questo vi regolate secondo i vostri gusti. Poi ci metto un po' di sale, del yogurt greco, mi regolo, ne metto circa una quantità di metà, perfetto, non si butta nulla, e vado a rimescolare. A questo punto spremo un limone che mi aiuta per fare la parte acida della marinatura, oltre allo yogurt.
che essendo yogurt greco non è poi tanto acido come gusto. Bene. Bene. Allora, adesso il pesce lo mettiamo a riposare da minimo un'ora a un massimo di 4-5 ore, quanto volete voi. Infatti lo potete preparare benissimo prima. Dopo facciamo l'impiattamento. La nostra tartare, quindi al centro mettiamo il coppapasta che andiamo ad ungere con l'olio per aiutare lo sformare a venire fuori. Prendiamo le zucchine che abbiamo marinato oggi e cerchiamo di coprirne la circonferenza. Da ambo le parti. Cerchiamo proprio di coprire il cerchio. Perfetto. Adesso prendiamo un mucchietto di pesce spada che abbiamo marinato con gli agrumi e andiamo a riempire il coppapasta. Mi raccomando, non dovete superare il bordo delle zucchine. Un pochino, pigiate bene in modo da compattare il tutto. Adesso tiriamo fuori il coppapasta. Perfetto. Aggiungiamo una fogliolina di menta e una crema di fragole, qualche gocciolina qua e là, ed ecco pronta la tartare di pesce spada e agrumi. Alla prossima!